Cesare Colombi, presidente appena eletto di Assofin. Quali sono i progetti per Assofin? Allora, diciamo che sono stato eletto nuovo presidente Assofin anche per effetto della mia appartenenza al gruppo UBI. Le grandi banche succedono quindi nella presidenza di questa associazione, che ha sempre visto come rappresentanza principale le società più legate al finalizzato. Succedo al presidente di Findomestic, che a sua volta aveva succeduto la società Compass. Il nostro progetto è quello di continuare nel solco di queste grandi società. È un momento importante anche per il nostro settore. Auspichiamo che il futuro del credito alla famiglia sia sempre in crescita. Noi ci occupiamo di mutui, di prestiti personali, di cessione del quinto, di carte di credito, di finalizzato. Insomma, una cosa importante per le famiglie italiane. Vogliamo continuare a garantire la sicurezza per le famiglie che aderiscono ai nostri servizi, e per fare questo ci stiamo sempre più dotando di codici di deontologia, di rispetto delle regole, per fare in modo che la famiglia sia sempre più salvaguardata nel sottoscrivere i nostri prodotti e i nostri servizi. Ci auguriamo che la congiuntura ci aiuti. Vengo da 3 anni di espansione. Auspico che l'espansione possa continuare anche per la nostra nazione, e quindi che i servizi possano essere in crescita. Sì, a questo proposito la collaborazione, quindi Assofin Unirec, speriamo vada in questo senso. E a proposito di questo, un commento: poi lei aveva fatto una metafora molto interessante sul ciclismo, lei è appassionato ciclista, diceva che appunto il progetto è andare insieme verso una meta? Sì, è sempre necessario andare insieme per raggiungere gli obiettivi, però non solamente a destinazione, anche nel durante. E la mia metafora voleva appunto dire questo, che se si ha lo stesso passo, se si ha la stessa velocità, la stessa cadenza, è più facile accompagnarsi, e mentre ci si accompagna anche ci si aiuta. L'incontro di oggi è stato bellissimo perché, come dire, si è parlato molto di etica, di trasparenza, di correttezza, anche di prezzo e di ricavi, ovviamente. Sono due componenti che si devono intrecciare. Siamo nello stesso momento storico, probabilmente, in cui ci sono tanti crediti non performanti che possono essere, come dire, magazzino per le società di questo settore, e noi come intermediari che erogano credito contiamo, come dire, tanto sul supporto delle associate Unirec. Grazie. Grazie a lei.